E parliamo di basket, mentre l'Enel Brindisi riprende la preparazione dopo un giorno di riposo in vista del Memorial Pentassuglia del torneo di Trani. A tenere banco sono le condizioni fisiche dell'americano Reynolds. La società ha fiducia nel suo recupero fissato tra 10 giorni, ma i tifosi hanno qualche preoccupazione in più. Il servizio. L'Enel Basket Brindisi riprende gli allenamenti dopo un solo giorno di stop susseguente alle gare amichevoli nel Lazio. C'è da preparare al meglio il doppio impegno di questa settimana, a partire da giovedì col trofeo Pentassuglia, per finire nel weekend con torneo Cezza di Trani. Bucchi ha questa volta qualche indicazione più rispetto ad agosto, in virtù delle due gare già disputate contro Ferentino e Veroli, in cui si sono viste già delle ottime cose, nonostante il roster a ranghi ridotti. Robinson, Gibson e l'italiano Fultz sembrano già in ottima forma. Anche i nuovi schemi sembrano ruotare al meglio. Certo, come ha detto più volte Bucchi, al rientro dei 5 titolari assenti sarà necessario ricominciare da zero per amalgamare perfettamente la squadra, ed è questo l'handicap di questo inizio stagione. Ma al di là di tutto questo, ciò che sta preoccupando la tifoseria è la condizione dell'infortunato Reynolds, sul cui recupero fisico si nutrono alcune perplessità. La società getta acqua sul fuoco, minimizzando il problema e attendendo buone notizie dallo staff medico, anche perché dopo le visite specialistiche fatte a Veroli è stata confermata la prognosi di 2 settimane di stop, scongiurando anche diagnosi patologiche più serie. Tra una settimana quindi Reynolds dovrebbe aggregarsi ai compagni. Intanto incombe il Memorial Pentassuglia, giovedì prossimo alle 20:45. Se da un lato è vero che in queste gare il risultato conta poco, come ha fatto notare Bucchi, dall'altro sarebbe opportuno onorare al meglio, magari con una vittoria sul fronte Caserta, la memoria del grande Elio. E poi le vittorie, sia pure inamichevole, fanno sempre bene al morale e all'intero ambiente. E prosegue a gran ritmo la vendita dei biglietti per il Memorial Pentassuglia di giovedì prossimo tra Enel Brindisi e Caserta. Si prevede il tutto esaurito con il primo pienone della nuova stagione. Il richiamo della Lega e della nuova Enel Brindisi, nonostante le tante assenze, ha fatto sì che già migliaia di persone abbiano acquistato il biglietto. I tagliandi restanti saranno in vendita fino a domani sera, sempre Ancora un'operazione da parte delle forze. Ed è tutto per questa edizione. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci.